Ciao a tutti dal Cadave e benvenuti in questo nuovo video che è un pochino diverso, vedete che non ho più voglia di farmi vedere in faccia perché sono vecchio e stanco, ma ho comunque voglia di rompervi un pochino le balle. Oggi andiamo a inaugurare questa simpaticissima rubrica chiamata Due parole su. Oggi sono due parole su questo gioco molto carino che si chiama Deceive Inc., opera prima degli Sweet Bandits Studios e edito dai Tripwire, quelli che hanno fatto Chivalry 2, per intenderci. Questo è un gioco molto carino, molto particolare, che potete trovare sia su PC che su console di vecchia e nuova generazione, al prezzo di 19,99 o 90, non mi ricordo, per l'edizione standard e 29,99 e o 90 per la Black Tie Edition, che contiene dei bonus estetici. Ma che tipo di gioco è? È un gioco competitivo di spionaggio. Si può giocare da soli o con squadra di massimo 3 persone e andiamo a interpretare delle spie che dovranno scovare dei terminali, hackerare questi terminali, andare a rubare poi quello che si andrà ad aprire nella porta finale, tutto questo senza farsi mai vedere. La particolarità di questo gioco infatti è che ogni spia che noi andremo a scegliere ha i suoi perks, ha le sue abilità specifiche, un po' come fosse quasi un hero shooter, anche se poi si spara il meno possibile. La cosa sempre divertente è che la spia, il nostro personaggio, in realtà verrà percepito dagli altri giocatori come un NPC. Le mappe, che sono gigantesche, molto carine e cariche di dettagli, sono popolate infatti da questi NPC che camminano ovunque, avanti, indietro, saltano, corrono, fanno e brigano. Noi prenderemo le vesti di uno di loro e dovremo comportarci il più possibile come degli NPC, quindi non essere sgamati, non essere scoperti. Vedete nelle clip, io sono stato scoperto istantaneamente perché stavo facendo qualcosa di un po' particolarino. Questa è una cosa che a me piace tanto perché ammetto che è un tipo di gioco che non avevo ancora giocato, quello di fingersi un NPC, qualcosa che non si è. Quindi l'ho trovato molto divertente e molto particolare. Ogni stanza avrà dei diversi tipi di sicurezza, quindi dovremo trovare alcuni membri degli staff per entrare nelle stanze verdi, le guardie per entrare nelle stanze blu, piuttosto che i tecnici per entrare, che sono viola, per entrare nelle stanze viola. Se non abbiamo il giusto outfit, per queste stanze specifiche, verremmo sgamati anche dagli NPC e quindi perderemo la nostra copertura. Tutte queste meccaniche di gioco sembrano magari complicate all'inizio perché bisogna andare in giro a cercare dei dati tipo che poi sono punti spendibili per aprire le porte o trovare potenziamenti. Dobbiamo trovare diverse chiavi, quant'altro. Però è tutto davvero estremamente intuitivo e molto divertente. Nel mentre sotto vedete del gameplay che è stata la mia seconda praticamente giocata generale che ho inciso, tutta montata, tagliata per renderla il più figa possibile, ma fa tutta parte di un'unica tranche, di un'unica manche. E quindi vedrete ogni tanto che vinco, ogni tanto che perdo. Un'altra cosa che mi ha subito colpito di questo gioco è lo stile grafico. Questo stile cartunoso un po' 60s, 70s, con questa colonna sonora tipica da spie. Per me è bellissima e quindi io che ho la resistenza di un topo morto non sono riuscito assolutamente a resistergli, oltre che per l'interessantissimo, secondo me, tipo di gioco, almeno per me, dato che comunque è un gioco che non è che devi diventare un pro nel giocarlo, è proprio uno di quei giochi che ti metti lì, ti fai una, due, tre, cinque, sei partite. Impari a conoscere bene la mappa, impari a trovare il tuo eroe, la tua spia preferita. Impari anche a muoverti, no? Con i vari perk, piuttosto che ti fai tutti i tuoi potenziamenti. Quindi lo conosci sempre di più, ma al tempo stesso è un competitivo che non è un competitivo tipo un COD, un Battlefield, un Apex, che devi star lì e diventare il più forte di tutti. È proprio un gioco per divertirsi. Io ci ho giocato per lo più in solo, ma non perché non abbia voglia di giocare con altre persone, ma perché al momento le altre persone che potrebbero giocare con me magari non c'erano neanche cazzi. Quindi ho fatto da solo e comunque, pur essendo da solo, l'ho trovato godibilissimo. Anzi, stare da soli ti permette di agire con più circospezione, perché nelle varie partite che ho fatto online in trio, diciamo che se uno viene sgamato, ok, tu puoi fare un revive, ma devi stare
8 volte più attento. È comunque molto divertente, ma se non c'è la collaborazione anche vocale tra i membri del party diventa abbastanza difficile. Quindi le mie impressioni sono più che altro quelle di una persona che ci ha giocato da solo e che comunque si diverte, si è molto molto divertito. Infatti, andando avanti in ogni partita cioè capire meglio come muoversi nella mappa, le varie posizioni delle cose, quale costume usare per quale situazione. Cioè io mi sto davvero scimmiando tantissimo, scimmiando un termine che non veniva usato da 86 anni, ma che voglio riportare in voga. Quindi sì, mi sto molto divertendo con questo gioco, volevo giusto parlarvene perché ho visto che non se ne sta parlando granché, e ci sta perché è uscita a sua maestà Resident Evil 4 Remake, quindi chi cazzo se ne frega di Deceive Inc. Ma in realtà merita una discreta attenzione, perché può diventare molto divertente e particolare anche vedendo come verrà poi sviluppato più avanti il contenuto post lancio, perché per quanto le mappe siano, mi pare, 3 o 4, una cosa così, comunque belle grandi e sugose, la posizione delle cose, dei terminali da hackerare è più o meno sempre la stessa. Una volta che le impari bene, comunque sai già come muoverti, e oltre che poi aumentare di livello il mastering dei vari personaggi, bisogna vedere anche quali contenuti verranno poi presentati, perché comunque a me questi giochi che hanno una sola modalità di gioco mi piacciono tanto, perché ti permettono di imparare bene le varie meccaniche, tra virgolette diventare competitivo nel conoscere bene il sistema di gioco, ma al tempo stesso poi la novità dopo un po' va scemandosi, perché insomma la modalità quella è, basti pensare a Predator Hunting Grounds, che a me è piaciuto tanto, però sempre quello era. Cioè avranno aggiunto nuovi Predator, hanno aggiunto nuovi personaggi del Fireteam, ma alla fine gira che ti rigira, era sempre quello. Dopo un po' uno va in burnout, dice mica che palle ancora sta roba qua. Quindi spero di non annoiarmi di questo gioco, anzi di diventare bravino, di vincere almeno una partita. E niente, questo è un po' quanto. La cosa molto carina anche sono i vari personaggi, ho detto già, con ognuno il suo sistema, il suo perk, le sue cose, ma anche il suo look distintivo, proprio così colorato, così cartunesco, che è quasi un, non so, un mood alla Pixar, ma declinato in versione 007, che mi piace tantissimo. Anche, ripeto, le musiche che diventano fighe. Ah, qui c'è un momento divertentissimo nel video, cioè divertentissimo per me, di questo tizio che si gira su se stesso. Io, convinto fosse un altro giocatore, ho detto no, è un bug. Infatti era un bug, grazie a Dio. Comunque sono morto, vedete che alla fine sono morto lo stesso. Quindi che dire, questo è quanto. Il gioco è molto bello, molto bello, molto divertente, molto simpatico, molto carino. Secondo me, giocato in compagnia con un team di amici che vi sentite per microfono è tanta tanta roba, ma anche giocato in solo ci sta. Bisogna vedere i contenuti post game quali saranno, ma mi sembrano presi bene questi Sweet Bandits, anche perché questo gioco hanno fatto e questo gioco devono mantenere, quindi secondo me ci sarà tanta roba. Il gioco è un gameplay loop molto divertente, hackeri tutto, trovi quello che devi trovare, si apre il porticione, ti infiltri per rubare la valigia che devi rubare, e poi devi riuscire a chiamare la macchina per fuggire via senza che nessuno ti veda. Quindi è anche un gioco che predilige un mood un po' lento, cioè non devi correre, non devi sparare, non devi saltare, devi comportarti come un NPC. E questa cosa, che è così semplice, vi giuro che a me mi ha mandato ai matti. Bellissima. Saranno disponibili poi degli eventi di season, immagino, perché c'è nel menu, c'è scritto season. C'è uno shop dove si possono comprare cose con soldi reali, ma sono tutte cose skin e quant'altro. E comunque tutti i personaggi, tutti gli sbloccabili sono trovabili in delle valigie di loot piuttosto che sbloccabili con soldi in game. Quindi è tutto molto onesto. E niente, questo è uno sproloquio, ho parlato da solo, sono contentissimo di poterlo fare con dei mezzi incredibili. E spero che questa cosa vi piaccia piuttosto che vi interessi, e se qualcuno per sfiga ha già giocato o sta giocando a questo gioco è incuriosito, anche se qualcuno ha qualche domanda, può assolutamente, che può, deve assolutamente farmela nei commenti piuttosto che
Io se riesco a rispondere a qualche domanda, sono solo che contento. E credo, confido, spero di fare altri video di questo genere se vi sono piaciuti, e se non vi sono piaciuti mi spiace, cercherò di rimigliorare perché sono un po' out of the game da un poco. E niente, io vi ringrazio per il tempo dedicatomi e buona giornata a tutti, ciao!